Buongiorno a tutti, vediamo una partita giocata tra Karpov e Kasparov, due grandissimi giocatori, no? Le due K, no? I più grandi giocatori del pianeta per uno o due decenni. In questa partita, nel match per il campionato del mondo del 1984, vedremo la superiorità tecnica che c'era ancora in questo momento di Karpov rispetto a Kasparov, perché Kasparov commetterà un incredibile errore. La partita è iniziata con D4, a volte Karpov giocava E4, stavolta ha giocato D4, D5, Kasparov si era preparato la difesa Tarrasch contro D4, C per D e per D, G3, il bianco gioca il fianchetto, molto probabilmente questi pedoni si cambieranno, il nero avrà un pedone isolato, cavallo F6, alfiere G2, l'alfiere in fianchetto è molto forte per giocare contro il pedone isolato. Alfiere 7, arrocco, arrocco, cavallo C3. Ecco, a questo punto, secondo la teoria odierna, C4 per evitare la creazione del pedone isolato, una delle varianti più efficaci. C4 è molto interessante. Nel passato questa variante non esisteva, non era ancora stata esplorata, e qua Kasparov ha giocato cavallo C6. Alfiere G5, l'idea è, diciamo, creare pressione, no, sui difensori del punto D5, il pedone che sarà presto debole, C per D. Cavallo per D4, a questo punto H6, in modo che il bianco non ha ancora abbastanza pressione su D5, su alfiere per F6, alfiere per F6, il nero avrebbe un grande controgioco sulla diagonale. Alfiere E3, difendendo D4, l'idea sarà giocare donna B3, mettere una torre in D1, e quando si gioca contro il pedone isolato è molto importante la casella di blocco davanti al pedone e l'attacco contro il pedone stesso. Il nero ha giocato torre 8, occupando la colonna semiaperta e creando un potenziale attacco contro i due in un futuro. Donna B3. Allora qua adesso il bianco vorrà continuare con torre D1, no? Una torre in D1, attaccando il pedone prima che sia troppo tardi. Il nero gioca cavallo A5 per infastidire la donna bianca prima ci sia pressione su D5. La donna torna in C2 e qua alfiere G4 è stata giocata sviluppando l'ultimo pezzo e preparando torre C8 con controgioco sulla colonna C. L'alfiere potrebbe in un futuro creare pressione su E2. Cavallo C4 era la mossa a cui avrei pensato io, non so perché è bello mettere i cavalli in un avamposto, però è anche vero che il cavallo non ha obiettivi reali, no? Torre D1 giocherà il bianco con pressione contro D5. Si potrebbe giocare G5, no? Per forzare alfiere C1, anche se qua in realtà, dico la chicca, alfiere C7 è interessante, si potrebbe analizzare se qualcuno è curioso. Ok, comunque alfiere C1 giocabile, torre D1 non si può giocare subito, però c'è anche da dire che si potrà mettere in D1 l'altra torre, oppure si potrà giocare B3 scacciando il cavallo, poi alfiere B2, torre D1 e indebolire l'arrocco contro Kasparov, non è la strategia migliore, quindi cavallo C4 non era nemmeno troppo preoccupante. Alfiere G4 è stata giocata, ora si poteva giocare torre D1 così come cavallo F5 che è stata giocata. Il punto è che in caso di cavallo C4 ora l'alfiere potrà andare in D4 con successo, torre C8 inchiodando il cavallo, e una difesa indiretta anche del punto D5, alfiere D4, no? E alfiere C5, questo alfiere è così forte che nero lo vuole cambiare. E alfiere per C5 perché comunque uno, diciamo, delle idee della lotta, una delle idee della lotta contro il pedone isolato è cambiare i pezzi leggeri, e cavallo E3. Il punto è che ora il pedone D4 si può muovere, però era critico muoverlo, probabilmente era il tentativo migliore, però si poteva inchiodare il pedone, no? E creare pressione. Kasparov non se l'è sentita di giocare così, sarebbe stata un pochino più rischiosa. Io penso che Kasparov qua, il nero era un match, Kasparov diceva gioco per vincere da bianco, gioco per la patta da nero, quindi ha giocato alfiere 6 e probabilmente Kasparov ha pensato che ho solo una debolezza, battimi. Però il punto è che Karpov era un maestro del gioco posizionale e molte volte ha sconfitto Kasparov quando questi rimaneva passivo utilizzando solo una debolezza. Torre D1, creando subito pressione contro il pedone, donna C8 per evitare, no, possibili trucchi lungo la colonna D, donna A4 creando pressione su A5 e su A7, torre D8 difendendo il pedone, torre D3, un piano standard, no? A questo punto A6 perché in un futuro magari
Si evita cavallo b5 in un futuro, magari il peone vuole avanzare in b5, ok, non subito, però in un futuro sì. Torre fd1, cavallo c4. Ecco, a questo punto, cavallo per c4 è stata giocata dove d per c4 eliminerebbe il peone ma perderebbe la torre, no? Quindi non si può fare. Torre per c4, donna a5. La donna, no, vuole insinuarsi nelle caselle deboli del re nero. Ecco, voglio aggiungere un'altra delle idee di A6, era anche che dopo cavallo C4, no, e torre per C4, A7 sarebbe in presa, no, ora non lo è più. Però comunque case nere sono un po' deboli. Torre C5, donna B6. Bianco sta un po' meglio, il nero potrebbe cambiare le donne, ma dopo D5 soffrirebbe, cadrebbe presto. Torre D7, ecco, torre D4. D5 è saldamente bloccato, il bianco ha più spazio di manovra, è una posizione più piacevole, anche se il nero se si difende bene dovrebbe reggere. Il punto è che la posizione è molto fastidiosa, no? E Karpov continuerebbe a pressare e presto o tardi uno può crollare da nero. Donna C7 per cambiare le donne, presa presa, H3 per espandersi nell'ala di re, c'è il concetto, no, anche dell'apertura, no, di un secondo fronte. H5 evita, no, G4, ma mette un pedone sul bianco, no? Potrebbe essere fissato sulle caselle del colore dell'alfiere del nero. Però ok, Karpov gioca a 3. Notare che Karpov vuole giocare contro questo alfiere cattivo. G6, tutti i pedoni sono sulle case del colore di questo alfiere che è cattivo. E3, re G7, re H2, torre C4, alfiere F3, B5. Si continuano ad avanzare i pedoni, magari in un futuro il nero se può riuscirà a cambiare pedoni. Beh, sembra difficile per ora, ma in un futuro il nero ha la speranza di cambiare pedoni. Chi sta peggio vuole cambiare pedoni molte volte, no? Perché così è più difficile perdere, ci sono meno debolezze. Re G2, il re si avvicina impercettibilmente al centro della scacchiera, torre C5, torre per C4. Ora è possibile liberarsi del pedone isolato, però penso che qua la torre sarebbe forte, no? Su A5, torre B6 e il nero soffrirebbe un po'. Quindi in questa posizione, torre per C4, torre D4. Il punto è che su torre per anche il bianco avrebbe un pedone isolato, ma è su casa scura, no? Cioè il bianco vuole giocare contro l'alfiere cattivo. Era F8, alfiere 2, provocando torre per D4. Viene giocata e per d4 re 7 cavallo a2 con l'idea di infastidire, no? A6, e se il pedone avanza l'alfiere bersaglierà b5, alfiere c8 cavallo b4. Il cavallo ha delle potenziali case forte, case forti, case forti sulle case scure. Re d6 f3 per evitare, no, cavallo e4, poter giocare h4 e centralizzare il re. Cavallo g8 h4 fissando, no, un po' la struttura nera sul bianco. Cavallo H6, re F2, il bianco vuole entrare in queste caselle. Il nero gioca cavallo F5 per togliere la strada al re, no? Che deve anche difendere G3 e attacca D4. Cavallo C2 per difendere il pedone, F6 per mettere un pedone sul nero. A questo punto alfiere D3. Ora il nero forse avrebbe potuto muovere il cavallo, deve essere un'idea, ma Kasparov gioca G5 e mette altri pedoni sul nero e pensa di avere una fortezza. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Bianco cambia e effettivamente questa è una fortezza. Alfiere B1, B4. Ecco, a questo punto, dopo alfiere B1, B4, il nero sta male obiettivamente, ha tutti i pedoni sul bianco, ha l'alfiere che lavora sulle case bianche, il cavallo potrebbe essere superiore, il cavallo potrebbe andare ad attaccare A6, però è solo una debolezza, il re bianco non può entrare. E il nero probabilmente farebbe patta rimanendo fermo, no? Giocando re e6 sarebbe difficile vincere per il bianco. Ovviamente Karpov avrebbe provato ancora un centinaio di mosse, no? E forse avrebbe vinto. Però obiettivamente questa continuazione sarebbe stata patta. Il punto è che Kasparov ha giocato prima g per h4 pensando nella replica g per h4 e il bianco non può passare perché nero mette il re in e6, l'alfiere in g6, il bianco arriva in f4 e poi cosa fa? Ma dopo g per h4, questo è stato il tremendo errore tecnico, due punti esclamativi, Kasparov
cavallo g2, bellissimo, il pedone in h4 impedisce al re bianco entrare. Il punto è che qua c'è una, diciamo, c'è una digressione rispetto alla regola che un pedone è meglio avere case d'entrata per il re bianco. Il punto è che su h3 cavallo f4 poi si assedia il pedone, no? Il punto è che il re bianco è il re nero è totalmente paralizzato, non può entrare, il nero non ha gioco sulle case scure. Su h per g3, re per g3, cioè i pedoni del nero li bloccano in gioco. Qua il nero vorrebbe non avere il pedone in d5, attivare il re, catturare i pedoni. Starebbe anche meglio il nero se il suo re si attiva, non può attivarsi, nemmeno il suo alfiere. Ora qua, alfiere g6 è stata considerata un altro errore da parte di Kasparov, ma la partita è già persa. Probabilmente qui Kasparov avrebbe perso lo stesso, perché cade h5 in modo imparabile. Chiedo scusa. Entrare nel finale di pedoni comunque porterebbe alla disfatta, perché il re bianco è più attivo e alla lunga, tipo dopo alcune mosse tipo re 7, comunque il bianco avrebbe potuto manovrare e avrebbe comunque vinto, no? Perché anche se, per esempio, anche se i pezzi del nero tengono vada il re del bianco, comunque il cavallo poi inizia a saltare, inizia a dare scacco, inizia ad andare ad attaccare a 6, cioè il nero deve preoccuparsi delle entrate del re bianco nell'ala di re, deve preoccuparsi del pedonino a 6, sono troppe cose. Il nero ha giocato re 6, cavallo f4, cade un pedone, re 6, cavallo f4, re di 6, re g4, il re bianco entra. Il nero passa, non può fare nulla. Ecco, e a questo punto re h5, il re nero continua a passare, cioè il nero continua a passare, o meglio attaccando il pedone. Ecco, e qua la cosa bella è che in questa posizione alcuni libri di scacchi, tipo il manuale dei finali di Dvoretsky, considerano questo finale sia patto. Niente, cioè che nero stia peggio ma che possa pattare. Niente di più sbagliato. Anche se i pedoni si cambiano, il bianco può vincere. Il bianco ha giocato re g6, re e 7. Ecco, e qua il punto è che il bianco ora ha commesso un errore gravissimo. In questa posizione un pedone non è un pedone. Un po' un'eccezione. Il bianco ha preso in d5. Prendere in d5 dà libertà al re nero, dà possibilità di controgioco, ovvero che se nero gioca perfetto può pattare. Però occhio, cavallo per d5 è comunque buono a livello pratico, perché sarà, cioè, umanamente difficile, nemmeno Kasparov riuscirà a tenere questa posizione. Però per vincere, cavallo h5 sarebbe stata meglio. E qua per esempio Dvoretsky nel suo libro dice che alfiere per f3, cavallo per f6, alfiere 4 avrebbe garantito la patta, ma nulla di più sbagliato, perché il punto è che il bianco, non so, il nero passa, no? Cosa fa? Il bianco continua a manovrare, e per esempio se il nero continua a passare, cioè il bianco per esempio ha delle idee, per esempio di andare in b8, e se inizia a cadere a 6 iniziano i problemi, perché poi dopo si attaccherà anche b5, il bianco creerà un pedone passato. Su re 6 cade questo pedone e non so come possa difendersi il nero. Se il nero inizia a correre in difesa del pedone, cioè qua invece il re bianco inizierebbe ad entrare, no? E continuerebbe a guadagnare spazio in modo decisivo. Ora il re nero viene scacciato via, ora il re bianco entra sempre di più, poi magari si manovra il cavallo, no? Per dare uno scacco in e7, no? Cade di 5 ora con il re bianco più attivo, il cavallo va via, si spinge in d5, il bianco vincerà il finale. E ormai, cioè, non c'è più nulla da fare, il nero può aspettare. Cavallo g8, anche f5, perché tanto il finale di pedoni sarebbe vinto per il bianco. Quindi dopo una mossa così cade, inizia a cadere il pedone. Poi il bianco vince, no? Perché, cioè, ormai è finita. Il bianco entra, d5... non c'è nulla da fare, ma non so, si può sempre andare ad attaccare la debolezza, cioè è finita. Cavallo per d5 un errore invece, era meglio cavallo h5, cioè le due eccezioni. Poche mosse prima, torno indietro, scusa se è più difficile seguire, poche mosse prima g per h4 un errore per cavallo g2 non riprendendo il pedone, e poche mosse dopo quando il bianco ha recuperato materiale era meglio non guadagnare materiale, semplicemente cambiare i pedoni f, e c'è qua il bianco un pedone in più o due pedoni in più. Però questo finale è patta teorica, se nero gioca bene patta teorica, il bianco torna indietro, il re nero è troppo attivo. Se nero continua a manovrare in modo perfetto la posizione è patta, di fatto qui, cioè il nero ha sempre piani di pareggiare, qua Karpov vuole appoggiare il suo pedone D e qua
re c4 per mantenere il controllo, no, del pedone. Per esempio, re b2 potrebbe essere sospetta perché tipo in una posizione così si chiude il re nero e poi il cavallo, no, appoggerà, no, il pedone d e si vincerà la partita. Ma tipo, continuando ad aspettare, questa era patta teorica. Alfiere h1, probabilmente mantenendo qui l'alfiere per giocare re d5, no, su collo 7, re c4, su re d3, alfiere 4, sarebbe patta teorica a livello di gioco perfetto. Sto dicendo a livello di gioco perfetto. E nella pratica è molto difficile. Kasparov si è sbagliato, ha giocato alfiere b7, dopodiché segue cavallo f5. È fortissima questa idea. Il punto è che ora arriva un doppio, un triplo in d6 ed è tutto finito. Ora qua il nero non ha più chance di salvarsi in questa posizione. Su re d5 probabilmente abbiamo re d3. Il nero qua non ha più scacchi, non può. E poi giocheremo cavallo e3, d5. E diciamo che il nero inizia ad avere grandissimi problemi in questa posizione. Probabilmente non riesce più a salvare la partita qui. Perché ormai Kasparov si è già sbagliato ora. Dopo alfiere g2, seguita a cavallo d6, il re non può difendere il pedone in b5. Su re d5 ora sono tre pedoni in più, su re b3 cavallo per b5 ed è finita. Re a4, cavallo d6, qua Kasparov abbandona se prende b5, il pedone arriva fino in b7 e anche se sacrifica l'alfiere, il bianco ha il pedone in d4 che gli serve per vincere. Una opera maestra, diciamo, un capolavoro di nuovo da parte di Karpov. C'è stato l'unico quel problema tecnico che è cavallo per d5 che era sbagliata, cavallo h5 più forte, ed è una cosa che qua Dvoretsky pensava che fosse comunque patta. È forse l'unico errore, no? Una partita quasi perfetta, un errore che si può dimostrare solo con analisi, no? Di motori moderni, no? Analizzando tantissimo a posteriori. Certo, anche loro all'epoca andavano in busta, no? Analizzavano i loro allenatori, i loro secondi, cioè si sospendeva la partita e si riprendeva un altro giorno. Però non avevano a disposizione se si poteva fare perché non c'erano i motori, stavano lì ore e ore ad analizzare, c'erano sempre errori di analisi. Comunque, una partita strabiliante di questi due grandi campioni.